puntiamo molto sull'atteggiamento, sul fatto di questa partita di prendere con molta serietà. Siamo in una situazione, come al solito in Serie C, di povera programmazione, nel senso che noi la chiamiamo così perché si programma e si disprogramma nello stesso momento. Siamo in attesa di capire quando giocheremo. Io, onestamente, già credevo di avere la mia squadra da affrontare, non l'abbiamo ancora, non so quando ce l'avremo. A parte il danno che può esserci per la società, peraltro, per noi è una problematica, non solamente per me, per tutti i miei colleghi, immagino. Però oggi mi ha fatto una bella partita, è stato bello, credo l'atteggiamento è stato buono, e quindi sono contento. Quindi adesso riunione con Esteban per capire come cambiare anche la preparazione o Sì, innanzitutto dovremmo avere una data, no? È almeno. vero. Si vocifera di varie date, L'11. qua, infatti, e da lì si parte. Noi continueremo sicuramente settimana prossima a lavorare ancora tutta la settimana perché il programma, soprattutto atletico, è da terminare. E ci eravamo dati del Ferragosto come data di abbassamento carichi. Adesso potrebbe cambiare qualcosina, potrebbe cambiare anche i giorni di lavoro. Può anche esserci che ci sia uno stacchettino di un paio, due o tre giorni, anche come da fine ritiro, però siamo in attesa di comunicazioni, spero che siano più velocemente possibile. Ciao, grazie, arrivederci Luca Zamparo. Ah, io lo saluto con grande gioia, con grande tristezza perché è andato via, e però lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato. Non posso assolutamente parlare per gli altri anni, io parlo per i giocatori che mi hanno dato. Lui, onestamente, è stato il nostro giocatore, è stato il nostro capocannoniere. E con me si è sempre comportato molto bene. Quando ho capito che c'era questa possibilità, mi sono sentito anche di consigliargli delle cose e sapevo che la trattativa poteva andare anche da quella parte lì, ma è giusto accettare la volontà del calciatore. La società credo che abbia fatto il massimo per poterlo trattenere. Le regole del mercato, come vi dicevo, sono molto varie e allettanti a volte. Quindi un saluto a Luca, un in bocca al lupo e basta. A me interessa poco che sia andato Lentella o Crotone, Cesena. A me interessa che il ragazzo e la Reggiana e noi se tutti siano contenti dell'operazione fatta e credo che lo siamo tutti. A questo punto tu chiederai se ti è possibile un giocatore con le sue caratteristiche o cercate qualcosa di diverso? Hai detto le cose giuste, nel senso, vediamo cosa offre il mercato, la società è molto vigile, ovviamente il mercato è ancora molto lungo. Di giocatori immagino che fra qualche settimana ce ne saranno a volontà. Dici quando parte la Serie B, eh? Sì, soprattutto, e tanti giocatori che in questo momento sono in attesa di categorie superiori, poi magari accettano altro. Non abbiamo non mi sembra neanche da parte del direttore della società che ci sia una fretta incredibile di trovare un giocatore in questo momento. È stata fatta un'operazione che ha coinvolto tutti, anche a livello economico, la società, e quindi dobbiamo sapere che dobbiamo sfruttare bene questa occasione. Chi ci rimette un po' l'allenatore che gli arriva sempre all'ultimo minuto. Ma interessa poco perché quando arriva un giocatore forte lo accetta sempre, e quindi io sono convinto che chi arriverà sarà un giocatore forte, adesso all'ultimo giorno di mercato, l'importante è che sia pronto per affrontare la nostra avventura, che è importante. Sei abituato, no? L'anno scorso hai avuto Cigarini, Sciaudone, Lanini gli ultimissimi minuti, quindi. Sì, purtroppo è questo, un mercato Certo. lunghissimo, dà un po' fastidio, è chiaro che anche per tanti nostri giocatori affrontare un mercato aperto così, oltretutto con un campionato che si dilunga, diventa ancora più snervante sia per i giocatori, sia per la società, ma anche per l'allenatore che potrebbe, come trovarsi dei giocatori, perderli improvvisamente. L'ultima battuta, quando vi ritrovate, cosa fai? Un paio di No, giorni? ci ritroviamo lunedì, Ah, perché subito. no, sì, perché il programma era quello, lo portiamo avanti. È da verificare la partita di domenica contro la Juventus 23, che non sappiamo ancora se la faremo adesso o la faremo dopo, appunto questo è il disguido che potrebbe esserci sulla preparazione della gara. Stiamo però monitorando altre squadre per poter fare amichevoli anche il 28 agosto, se eventualmente Certo. credo che non giocheremo, ma senza comunicazione ufficiale è difficile. Che cosa hai fatto di male, allenatore, che sei stato uno dei pochi a fare 90 minuti? Qualcosa hai commesso. No, non è per quello.
Eravamo un po' pochi e qualcuno si doveva sacrificare. E hanno beccato te. Hanno beccato me. Sì, però con questo inizio di campionato che non si sa quando arriva, diventa anche mentalmente difficile. Ma no, non diventa mentalmente difficile. Noi dobbiamo allenarci tutti i giorni per prendere la forma il prima possibile. Poi se slitterà di qualche settimana il campionato ci faremo trovare pronti. Quest'anno tu non hai nessuna giustificazione. Sei qua, hai fatto la preparazione, hai già conosciuto l'ambiente, questo deve essere l'anno di Sonny D'Angelo. Spero di sì, vabbè, ma l'anno scorso non mi sono mai giustificato. No, sì, spero di riuscire a fare tanti gol e di raggiungere l'obiettivo con la squadra. Senti, è partito Luca Zampano, come l'avete salutato? No, ieri l'abbiamo preso un po' in giro nello spogliatoio, però per noi era un fratello, quindi siamo dispiaciuti un po', però il calcio è anche questo, ci può stare. Senti, diciamolo ai tifosi, fratello solamente avversario dal primo al 90° minuto quando giocheremo con l'Entella, ma per il resto rimane sempre un amico, cioè sì, non sì. È che perché se n'è andato alla Reggiana deve diventare un amico. No, ma assolutamente. I 90 minuti in campo sarà il mio peggior nemico. Poi dopo, però si va sempre un bel rapporto. Esatto, dopo chi perde paga, la mangiata di pesce a Chiavari. Ma questi allenamenti, la preparazione serve per riempire le gambe, per mettere minuti, per arrivare col fiato a stare bene, a fare 90 minuti. Poi il mister ci ha messo anche tattica, ma già lo conosciamo da un anno. Sappiamo bene più o meno quello che dobbiamo fare. Sonny D'Angelo mezzo destro o meglio mezzo sinistro? Ma ho sempre giocato mezzo sinistro, però non mi cambia molto. Posso giocare anche mezzo destro, sì. Come va? Bene. Fortunatamente bene, sì, sì, sì. Sì, non nessun remora neanche mentale. No, assolutamente, no, mi sento bene. Sono guarito completamente, quindi mi sento molto bene ora. Sì, abbiamo visto che non hai problemi a fare interventi, anche hai fatto una scivolata su Rozio che a momenti, è vero o no? Sì, assolutamente. No, infatti ripeto, mi sento bene, quindi sono molto tranquillo anche mentalmente, non ho problemi. Senti, l'unico problema è che qua il campionato non inizia mai più. Questo non, per voi non è mentalmente qualcosa di difficile da sorvegliare? Sì, sicuramente è difficile perché magari vediamo sempre l'obiettivo troppo lontano rispetto a tutti gli allenamenti che facciamo, perché stiamo continuando a fare qualche doppio giustamente per mettere minutaggio nelle gambe, però vediamo sempre che l'obiettivo magari può slittare il campionato, quindi ancora più dura mentalmente. Io pensavo ad un Laezza difensore al 100%, ma ti piace andare avanti? Sì, sicuramente bisogna pensare a difendere, però se c'è l'opportunità di andare avanti mi piace, sì. Luca Zapparo se ne va, anzi se ne è andato, come l'avete salutato? Ma l'abbiamo salutato sicuramente con tanto affetto perché ha dato tanto sia in campo che all'interno dello spogliatoio, quindi per noi comunque era un punto importante nel gruppo, però il calcio è anche questo. Non è la prima volta che ti troverai un ex compagno di fronte, vero? Sicuramente sì, però in quel caso è un grande nemico, poi dopo fuori dal campo più amici di prima sicuramente. Queste amichevoli ti servono? Sì, stai ritrovando anche il ritmo un po'? Sì, sicuramente ci danno una mano per mettere qualcosina in più nelle gambe, per conoscerci meglio anche con dei ragazzi nuovi che sono appena arrivati, quindi ci aiutano. Giuliano, sei inevitabilmente un nuovo acquisto rispetto all'anno scorso, che obiettivi ti poni quest'anno personali? Gli obiettivi personali e quelli di stare, cioè, quelli di stare bene, poi c'è l'obiettivo più importante che è quello del gruppo che già sappiamo qual è. Fate fatica a dirla questa parola, questa lettera, come mai? No, è perché comunque... Cioè, avete paura? No, non è paura, è giustamente ancora presto, quindi bisogna costruire pian piano. Come vedi la situazione della squadra, la manda del gruppo? No, ma non è ancora buona. Ancora molto presto, no? Però ancora sì, sicuramente siamo in un periodo che giustamente con il mercato c'è un po' di... Sicuramente non c'è tutta quella tranquillità dopo che si è formato già il gruppo, però pian piano si formerà definitivamente. A Palermo la squadra come l'hai vista contro un avversario di categoria superiore? Ma sicuramente loro c'erano qualcosina di più nelle gambe rispetto a noi. Erano partiti, cioè che loro ci hanno, penso, tra una settimana giocano pure.
quindi sicuramente erano un po' più brillanti di noi, soprattutto nel primo tempo. Poi dopo, devo dire la verità, ce la siamo giocati. Cosa avevano in campo poi? Una brillantezza? No, ma forse quello, perché poi gli episodi, se non c'era quel rigore inesistente, la partita l'avevamo riaperta.